Come un angelo sei volato via, avevi il sole nel sorriso e negli occhi, la stessa luce del cielo. Con queste parole il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino ed espresso ancora una volta il cordoglio dell'intera comunità per la tragedia infinita che ha colpito la famiglia Bulila Ruocco. Dopo Gemila e Rosario Langella, il fidanzato, ieri si è spento anche il piccolo Murad, il fratellino di 8 anni di Gemila. Bandiere a mezza asta, sospensione di tutte le attività in segno di raccoglimento per il funerale del piccolo, celebrato dal vescovo Giuseppe Giudice con il parroco Don Alessandro Cirillo nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, per dire addio 2 giorni dopo Gemila anche al fratellino. La famiglia ieri ha consentito alla donazione degli organi. Nel pomeriggio di ieri intanto il funerale di Rosario Langella nella chiesa di San Giacomo Maggiore a San Valentino Torio. Tra i momenti più toccanti, la lettera letta dalla sorella. Ti abbraccerò nei miei pensieri, ha detto, niente come l'amore e la morte ha la forza di smuovere i sentimenti nel profondo. Esaudendo il desiderio del papà di Rosario, i due ragazzi saranno ora seppelliti uno accanto all'altro. Tu hai scelto di restare per sempre con lei, ha detto dall'altare Daniele, amico di Rosario. Migliorano intanto le condizioni di Giusoe Ruocco, la madre di Gemile Murà, che ha subito un intervento al volto, mentre la procura di Nocera Inferiori ha deciso di posticipare l'interrogatorio per Edil, papà, alla guida della Toyota Yaris, a bordo della quale si trovavano i 5 familiari domenica pomeriggio di ritorno da una gita a Petralcina, quanto il destino poco prima dello svincolo di Mercato San Severino, per cause che ancora non sono chiare, ha spezzato per sempre e distrutto la vita di 2 famiglie.